Bentornati carissimi amici per questo nuovo video. Ritorniamo qui nella rubrica L'angolo dei lettori. Oggi un nuovo interessantissimo progetto che ci è stato proposto da Nicola Bertelli, un utente molto attivo sul nostro blog e anche sul nostro canale YouTube, che è sempre presente in prima linea nel commentare, suggerire, molto molto creativo e sempre pieno di nuove idee. Mi ha proposto un nuovo progettino da pubblicare per voi sul nostro blog e io naturalmente ho accettato con piacere. Lui ha sviluppato un progetto che prevede come gestire direttamente con i Raspberry l'illuminazione di casa, accendere e spegnere lampadine, mantenendo il più possibile l'impianto elettrico, quindi pulsanti manuali eccetera, così come sono, naturalmente ricevendo notifiche direttamente su Home Assistant dello stato della lampadina di acceso spento, sia che la si accenda o la si spenga direttamente da Home Assistant, sia che la si spenga o la si accenda dagli interruttori manuali. Ha realizzato un articolo veramente completissimo, addirittura di una precisione che oserei dire maniacale. Pensate che ha realizzato la bellezza di quasi 40 screenshot per spiegare passo passo quello che c'è da fare, quindi veramente una guida eccezionale. Faccio ancora, rinnovo i miei complimenti a Nicola Bertelli e ringrazio insomma di aver messo questa splendida guida a disposizione di tutti. Nicola Bertelli ci ha mostrato, ha realizzato anche un brevissimo video dimostrativo dove, parlando direttamente con Google Home, mostra come si accendono le luci a casa sua. Chiaramente ha collegato Google Home a Home Assistant, come abbiamo già mostrato in guide precedenti che potete andare a riguardare su questo canale YouTube e sul blog all'indirizzo www.vincenzo.com. Andiamo a dare un'occhiata molto rapida a quello che è l'articolo che lui ha scritto. Naturalmente in questo video non andrò a fare una prova vera e propria sul banco di quello che lui ha realizzato, anche perché non ho tutto il materiale che ha usato lui a disposizione, quindi veramente una lettura molto rapida dell'articolo che poi andrete sul blog all'indirizzo www.vincenzocaputo a guardare. Andiamo a vedere molto rapidamente. Quindi vediamo che Nicola Bertelli praticamente ha usato un Raspberry modello 0W, che praticamente ha il compito di elaborare il segnale proveniente dai deviatori e invertitori, comando proveniente da Home Assistant tramite MQTT, e quindi alimentare o meno i relè e di conseguenza accendere e spegnere le nostre luci. Il linguaggio utilizzato sarà Python nella versione 2.7. E quindi ci spiega molto velocemente una prima fase preliminare delle cose basilari da installare e poi man mano diciamo tutte le configurazioni avanzate fino ad arrivare addirittura alle connessioni fisiche, alle schemi elettrici. Ora non vi sto a dire veramente tutto perché è un articolo abbastanza lungo, però ripeto, è una guida in italiano fatta benissimo passo passo che potete replicare molto facilmente perché è ricchissima di dettagli e quindi non vi potete sbagliare. Ringraziamo ancora una volta Nicola Bertelli, lo aspettiamo per altre guide fantastiche come questa che ha scritto, perché è veramente in gamba per la serie. Guardate la mia guida e capirete come si fanno le guide. Ok Google, accendi luce a cucina. Sì, Franco, accendo luce cucina. Ok Google, accendi luce entrata. Sì, capo, accendo luce entrata. Ok Google, accendi luce principale. Sì, capo, accendo luce principale. Ok Google, accendi luce atrio. Sì, capo, accendo luce atrio. Bene, non mi rimane altro che salutarvi. Vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto per essere avvisati quando un nuovo video viene caricato. Vi ricordo anche di visitare il blog mio di Luigi Duti all'indirizzo www.vincenzolocuto.com, dove trovate l'articolo che vi ho mostrato diciamo molto brevemente poc'anzi. Vi ricordo anche di registrarvi sul canale Telegram qualora vogliate ricevere una notifica della pubblicazione di nuovo contenuto sul blog. A tal proposito vi ricordo che
continuano gli omaggi di Emilio che sta mettendo a disposizione settimana dopo settimana altri relè, quindi se vi registrate sul canale Telegram sarete anche più pronti a ricevere alla ricezione della notifica della pubblicazione di un articolo, andarvi a prenotare per ricevere un nuovo relè. Andate e predicate, condividete questo video e l'articolo sul blog su tutti i vostri social preferiti. Un saluto da Vincenzo, al prossimo video, ciao!